Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo che cos'è il Turtle Mod e come configurarlo. Dopo una caduta, il quad potrebbe rimanere rovesciato. Turtle Mod è una modalità di Betaflight che ci permette di far ritornare il drone in posizione orizzontale. Questo succede perché quando siamo in Turtle Mod i motori girano nel senso opposto, facendo in modo che l'aria spinga il quad nella posizione corretta. Per utilizzare il Turtle Mod ci servono degli ESC compatibili con il protocollo di SHOT, quindi BLLIS, BLLI32 o superiori. Il firmware degli ESC deve essere aggiornato all'ultima versione. In descrizione vi lascio i miei tutorial su come aggiornare gli ESC BLLIS e BLLI32. Il flight controller deve avere un processore F3 o superiore ed essere aggiornato alla versione Betaflight 3.2 o superiore. Una volta verificato che le nostre componenti sono compatibili con il Turtle Mod e aver aggiornato tutti i firmware, possiamo cominciare. Per attivare il Turtle Mod assegniamo una switch del radiocomando. Io ho scelto di attivare il Turtle Mod quando la switch B sarà in terza posizione. Avviamo Betaflight e andiamo subito nella pagina Mod. Scendiamo verso il basso fino a trovare Flip Over After Crash. Quindi clicchiamo su Add Range. Nel mio setup la switch B corrisponde all'AUX 2, quindi lo seleziono. Ora sposto questa barra tutta a destra per fare in modo che quando porto la switch B in terza posizione il comando Turtle Mod si attivi. Quindi salviamo. In configurazione assicuriamoci di aver selezionato il protocollo di SHOT. La velocità non è importante, possiamo partire dal 150 in su. Adesso che abbiamo configurato Betaflight possiamo usare il Turtle Mod. Mi raccomando, in fase di test fate tutte le prove senza eliche. Per farvi capire meglio il funzionamento, tengo il quad in posizione normale, ma come abbiamo detto, Turtle Mod si usa quando il quad è rovesciato. Quando fate un crash, la prima cosa da fare è disarmare il quad. Quindi, col quad disarmato, attiviamo il Turtle Mod con la switch che gli abbiamo assegnato. Adesso dobbiamo armare il quad, se nella vostra configurazione avete il prearm, dovete usarlo. Quindi attivo il prearm, armo e come vedete non succede niente. Tuttavia il Turtle Mod è attivo, quindi muovendo lo stick i motori gireranno al contrario. Come notate girano solo due motori per volta, in questo modo la spinta riporta il quad in posizione normale. Una volta che il drone è tornato in posizione normale, disabilitiamo il Turtle Mod e disarmiamo. Questo era il mio tutorial su come configurare e utilizzare il Turtle Mod. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.